Non sono passati neanche 6 mesi dall'alluvione, se consideriamo che per un po' la magistratura doverosamente ha dovuto fare una serie di indagini e di verifiche. Diciamo che il tempo speso tra progetti, finanziamenti, gare, esecuzione dei lavori, collaudi, sono circa 5 mesi per un'opera da 1,5 milioni, senza pile in alveo, quindi un'opera di ingegneria anche abbastanza complicata. Quindi c'è stato anche un miglioramento tecnologico rispetto al manufatto precedente e voi l'avete subito identificata come opera prioritaria a livello regionale? Vabbè, per forza, qui si spezzava Anduvo Navalle che con i mezzi pesanti non poteva più essere servita e con i mezzi più piccoli, con le automobili, passava attraverso un ponte veramente molto precario. Insomma, abbiamo dirottato qui un po' di risorse, circa 1,5 milioni. È chiaro che questo va a scapito di altre cose, ovvio, però ci sembrava assolutamente indispensabile rimettere in moto il prima possibile una valle. Il fatto che ci si riesca alla vigilia di Pasqua, un giorno, giorni tradizionali anche di gite fuori porta, di scampagnate, di visita ai parenti, fa sì che questa comunità di famiglie, di attività commerciali, di ristoranti, di negozi e anche di fabbriche possa guardare a questo anno con più tranquillità e più fiducia. C'è già una crisi molto violenta, almeno abbiamo ripristinato condizioni di accessibilità. È una giornata molto importante per questa realtà, la liberiamo dall'isolamento vissuto con grande sofferenza in questi mesi. Abbiamo lavorato in tempi record cercando di contribuire non soltanto dal punto di vista economico ma anche nelle soluzioni tecniche individuate. È stata una, come dire, suggerimento della Regione Liguria quella di lavorare senza pile in alveo anche per poter garantire da qui in avanti, diciamo, una sicurezza di questa realtà superiore a quella che aveva in precedenza. Oggi ricordiamo anche 2 vittime, quindi, come dire, è una giornata che dobbiamo vivere con gioia ma anche con grande sobrietà. E siamo contenti di avere raggiunto questo risultato in tempi record, ma non ci fermiamo, vogliamo anche il tunnel della Val Fontana Buona, perché questa realtà può avere uno sviluppo, una crescita davvero molto importante. Se ci crediamo e se il governo ci investe, qui cambia la storia, ecco. Con questa apertura si dà un pochino di speranza in questi tempi di crisi che purtroppo non sono ancora terminati a tutte le attività che gravitano su tutta la vallata. Come attività al di qua del ponte è chiaro che hanno subito le attività che si basavano sul passaggio, diciamo, delle persone, sul commercio eccetera. Le altre attività che non comportavano trasporti al di là delle 10 tonnellate non hanno avuto dei grossi danni, però per quanto riguarda il commercio pare che ci sia stato un taglio quasi del 50%, per cui è una grossa sofferenza per tutte le attività. C'è gente che ha chiuso, c'è gente che ha ridotto il personale, per cui è chiaro che il riaprire questa viabilità anche soprattutto a Pasqua, che è un periodo, diciamo, di nuove forze, di nuove risorse eccetera, si può sperare che possa continuare con ottimismo il cammino.